pensato di introdurre anche in un video una parte dell'attività che io faccio, che è principalmente pittura, però mi sono dedicata anche alla costruzione di oggetti per la casa, tipo mobili con pallets e rotelle piroettanti e addirittura cupole dei lampadari per la cucina, oppure addirittura ventoline che sono praticamente delle cupolette fatte praticamente in modo arcato così per le lampade d'antiquariato. Adesso volevo introdurre, perché altrimenti non riesco mai a parlare della mia attività, un paio di quadri che io praticamente vorrei raccontare insieme a voi ed illustrarveli, tutti e due fatti a olio. Parto dal primo. Allora, questo qui è un quadro che io feci l'anno scorso e rappresenta mia figlia Camilla, tutto fatto ad olio, montato su cornice di legno decapé, e il soggetto appunto che ho ritratto è il volto di mia figlia, ovviamente come lo vedo io, come l'ho percepito io. Il fatto di vedere questo cubotto qua è praticamente la finestra della scuola che ho voluto riprodurre in nero e in verde, perché era lo stato d'animo che Camilla aveva l'anno scorso, l'uscita appunto fuori, con la testa fuori da questo cubo, da questo inferno, da questa finestra, per cercare un po' di aria, un po' di ossigeno nuovo. Ecco, questo è il motivo del mio dipinto numero uno. Il secondo dipinto, ovviamente questi quadri andranno tutti nella prossima mostra del Tridicino, nell'attività che io svolgo assieme all'Associazione Arte Verona. Allora, il quadro di Camilla non è ancora stato esposto, verrà esposto quest'anno nell'allestimento di tutte le vetrine del budello del corso di Arona, perché io abito ad Arona, vicino appunto sul Lago Maggiore. Questo qui è l'altro quadro che ho voluto fare ispirandomi appunto alle donne degli anni 50, diciamo, dove iniziava l'emancipazione appunto della donna, della figura femminile, con l'introduzione appunto di una cosa proibitiva, come poteva essere, non so, l'alcol per gli uomini e la sigaretta per la donna. Ecco, questo qui è già stato esposto nelle vetrine l'anno scorso, il quadro ha avuto parecchio successo, per un pelo io non l'ho venduto, in realtà qualcuno me l'ha chiesto, ma mi barattavano il prezzo, cioè io meno di 250 euro questo quadro sinceramente non lo posso dare, perché comunque l'impegno c'è, la creazione c'è, il colore anche, e poi anche insomma la tela, che questa è tutta legno bianca, insomma no, non posso dare questi quadri a meno di questi soldi. E questo appunto è il quadro dove ho voluto rappresentare questa donna. Io amo tantissimo fare i figurativi, fare i volti, amo tantissimo il giallo e il rosso, perché ritengo che siano due colori d'effetto, il giallo molto caldo e il rosso molto d'impatto. Amo il colore perché ritengo il colore il mezzo dell'espressione, cioè uso il colore come veicolo per arrivare all'anima delle persone. E uno di questi rappresentato appunto su questo quadro, dove di rosso direi che c'è parecchio. Ne ho tantissimi di quadri da far vedere, quest'anno purtroppo sono molto molto ferma con l'attività, perché ho fatto parecchie mostre, ne ho fatte quasi 6 in un anno, e mi hanno portato via tempo e impegno per allestire le sale, disallestirle, fare le brochure, biglietti da visita, promuovere pubblicità, quindi non sono riuscita a creare nulla. Sono molto preoccupata perché ho un elenco di attività che inizia proprio nel mese di febbraio e finirà a dicembre, e di quadri purtroppo pronti zero, non ne ho neanche uno. Quindi potrei cominciare a proporre nelle vetrine del Tridicino Camilla e probabilmente l'altro pronto che ho, la Marilyn, ma poi mi devo organizzare per quanto riguarda l'evento della Festa della Donna, per quanto riguarda i sapori in festa, per quanto riguarda i sapori di primavera, perché non ho pronto niente, quindi mi devo incominciare a mettere giù in taverna e lavorare, perché altrimenti io aderisco ogni anno all'invito dell'associazione e pago una quota, ma non ho lavoro da esporre, quindi non si può fare, quindi se pago devo fare per forza qualcosa. E sicuramente vorrei iniziare
dalla prossima settimana. Se riesco a cominciare ad abbozzare qualcosa su tela, poi una volta abbozzato e che mi piace, incomincio poi a stendere il colore. Questo era per farvi vedere un anticipo dei miei due quadri. Ovviamente ci sono stati periodi dove ne facevo circa un centinaio all'anno, ma poi ovviamente vanno a compensare i periodi come questo che sono ferma e quindi tendenzialmente sono sui 50 quadri all'anno. Questo era per farvi vedere e per raccontarvi inizialmente quello che faccio oltre a costruire prodotti per la casa. Se volete delle informazioni, io vi lascio tutto nella info box. Qualsiasi tipo di informazione inerente ai miei lavori, ai miei dipinti, possiamo sentirci in via privata attraverso la mia mail che indicherò nell'info box. Vi ringrazio tantissimo come sempre della gentilezza e dell'ascolto che mostrate nei miei confronti e vi saluto e vi abbraccio al prossimo video.